cosa ne pensi di come sta andando Twitch ultimamente? Sai che molti hanno mollato. Penso che sia un mondo che porta al burnout. Io ci sono andato 15 volte in burnout. Serio. Io pure penso. Vabbè, perché penso che sia l'unico social che ti costringe ad entrarci dentro. Perché Twitch ti fa entrare. È live. Siamo in diretta, siamo noi. Come il Grande Fratello, praticamente. E poi non c'è cultura. Io, se mio figlio dovesse entrare lo stream, non glielo auguro, perché comunque è molto stressante. Comunque ho delle esperienze che mi portano a dire, ok, questo, se fai 10 live a settimana di 8 ore, fai in burnout in un mese e mezzo. Cioè io ho quel know-how per dirti, ok, non devi fare questo se non vuoi ottenere questo. Per noi non c'è nessuno che ci abbia avvisato. È un lavoro nuovo, quindi abbiamo tanti vantaggi, stipendi che non hanno senso, gente che ci vuole bene, ma i svantaggi di avere una strada che non è stata percorsa da nessuno. È un po' un patto col diavolo. È un patto col diavolo. È una strada che abbiamo percorso in quanti in Italia? In 100? 200? La laurea, quanti hanno fatto? Milioni prima di noi. È un percorso più... Sai dove vai a finire? Poi non è che voglio dire che la laurea, allora se te la prendi, allora sicuramente lavorerai, sei tranquillo. Però sai che quei problemi... Tu sei laureato? No. Cioè il diploma, classico. Io nemmeno quello. Quei problemi li hanno affrontati prima di te milioni di persone che ti sanno aiutare. Non è che ci aiuta. Noi stessi, sì. Male. E Aglish House. E l'equipe. Silbone mi ha aiutato, ma Silbone c'ha 30 anni in più, 20 anni in più. Sì, ha quell'esperienza là. Ho visto cose in più. Cioè, io mi sento, a parte questo argomento, tu ti senti in vantaggio con i più giovani? Ad avere l'età disadattati. Tu hai la mia età, hai 27 anni. Sì. Tu ti senti più in vantaggio rispetto a un 18enne, 19enne, 20enne? Penso che sempre peggio è... So che è una frase molto dalle vecchie generazioni, cioè se tu vedi... Mio fratello di 40 anni dice che io sono un disadattato. Io guardo un TikToker di 16 anni. Che rapporto hai con tuo fratello? Ci sta come idea, però. Okay, okay. Io penso che il 90% di sistemi sono disadattati. Sì, è vero. Vabbè, perché sennò non facevano... Influencer sono disadattati. Sì, sì, alcuni sì. Io guardo proprio i TikToker di 16 anni e penso che sono ancora più problemi di me. Ma non è una colpa. Sono cresciuto in un'epoca dove il prendere like è l'unica maniera di capire quanto vali. Quindi oddio, fanno sì. Tutto per apparire e pochissimo per essere. La cosa più importante non è... capire chi sei, capire cosa sai fare, come lo vuoi fare, ma far parlare di te, far girare il tuo nome, diventare famoso is the new objective, studiare, imparare, ma non per forza da un punto di vista scolastico, anche semplicemente imparare qualcosa di nuovo. Cioè il professore non è una figura a cui ambire. Vanetti è una figura a cui ambire. Per molti è un idolo. Sì. Un professore universitario. Che non capisco ancora perché. È l'idolo di chi? Di un cazzo di nessuno. Dipende, alcuni però sono... 40 anni fa andavi a scuola e dicevi... E l'insegnante diceva, tuo figlio non studia un cazzo. E tuo padre ti picchiava davanti al professore. Adesso il professore gli dice, tuo figlio non studia un cazzo. E il papà picchia il professore. Cioè, sono cambiati totalmente... È vero però. Totalmente termini di paragone. E i genitori sono molto più deboli. E noi siamo costantemente più distratti dai porco inci di cellulari. No Paolo, ci lavori con quello, no. Se non è più quello non fai più soldi qua, eh? Cioè io nemmeno me ne accorgo. Prendo sta roba e sono così. E tu stai parlando, no? E io però 10 secondi sono qui. Mi ha creato un messaggio su WhatsApp di chi? Sai che io utilizzo il telefono in un modo compulsivo anche quando faccio altre cose. Tipo io sto guardando una serie e uso il telefono. Non posso stare senza fare due cose contemporaneamente solamente... perché la mia testa si è fottuta, Paolo. C'è, io sono fottutamente fottuto. Una soluzione. Prendi il cellulare, lo spegni, lo metti nel cesso. Lo vado a lei e lo riaccendo. Sì, non è vero perché è una rottura di cazzo. Questo, easy. Ah, non è mai... Tu devi solamente essere cosciente. Io ho sto problema. Ogni 25 secondi devo controllare Instagram, devo controllare WhatsApp, devo controllare TikTok. Non mi sta bene. Lo levo. Se uno c'ha l'eroina,
Non è che il problema un problema con la reina. Sì. Non è che gli riempi la camera di siringhe e dici fai quello che vuoi. È strano come stiamo parlando sempre di droga. Non si può. No, non credo si possa. Vabbè, se uno ha un problema con i dolci, non gli riempi la camera di torte. No. Oppure ne fai mangiare così tante che poi gli fai capire il problema. Sai che tipo tu non capisci mai di essere di avere un problema con i dolci finché non li vomiti per tutto il giorno, no? C'è chi lo capisce prima. Comunque no, secondo me una tecnica, mi è venuta in mente alcune tecniche, sai che esistono nelle cassaforti dove metti il telefono per mettere mezz'ora. Sono delle app, se ne metti. Ma le app, prendo l'app e la cancello. Ah. Però tipo l'iPhone ha questa cosa che se sbagli il codice per 8 volte c'è l'iPhone disabilitato per 8 minuti. Ci sta a sbagliare il codice apposta per non usare l'iPhone. È una call. Ah, chi è il tuo streamer preferito? Oh, mi piace molto Rico Mastery. Chi è? TFT. Ah. Ancora va? Poco. Ma come umano? Non lo conosco. Dico. Io credo... Il tuo chi è? Sono in difficoltà tra... Ma preferito proprio a livello di stima, cioè chi guardo di più ultimamente più è Nanni. Però a livello di stima proprio sono tra Dario Moccia e Omiatol. A livello di proprio di creazione di contenuti. Secondo me Omi ha avuto dei grandissimi momenti e ha portato dei gran contenuti a livello proprio di idea è un genio. Di gestione. E Dario Moccia, vabbè, perché è una macchina e... Il problema di Omi è che c'è degli up and down mostruosi. Non ha esattamente un contenuto di vita, che poi si rivolgono anche sul contenuto. È come me, un albero. È un cazzo di albero. Ti fai questo paragone con l'albero che non ha senso. Lui, organizzazione, fa schifo. Siamo uguali. È vero. Io, Omi, quello è vero. Omi, te lo un po' la canone che ci è creduto molto di più. Perché è grosso. Anche Omi è un gran cazzo, eh? Io l'ho visto oggi alla spa. È uno dei cazzi iracheni migliori che abbiamo mai visto. Non credo tu abbia visto molti cazzi iracheni. È lui. Poi non sono io, non è iracheno, ma iraniano. Ah, Iran. Io ho detto iracheno. Vabbè, non ha detto nulla. Comunque è enorme. No, ed è grigio, è nero. Non è... Non è il cazzo rosa. Grigio. Invece è un dettaglio che mi dimentico questo. È il cazzo grigio. Sì, non so.
Qual è stata l'emozione più grande che hai avuto a dei concerti? In dei live? La risposta è il pubblico. Io quando sono... Dei momenti, intendo, per giusto che hai detto, minchia, sono felice di essere vivo, adesso... Quando... sai che ho suonato al Pinewood? Mm-hmm. Che è un concerto, cioè che è un festival che fanno all'Aquila, che hanno fatto all'Aquila, l'hanno fatto anche a Torino, ma in quello all'Aquila c'erano 16.000 persone che mi guardavano, che stavano davanti al palco a guardarmi, e c'è stato un momento in cui io faccio solitamente nei live una canzone che è Giulia, e è la canzone alla quale abbiamo pensato di più, cioè lavorato molto a livello di strumenti, perché c'è anche il sax, siamo il full band. E è bellissima. E quando ho fatto quella canzone davanti a 16.000 persone, poi alla fine della canzone c'è stato un applauso di 16. Cioè, sai quanto cazzo di sono 16.000 persone che applaudono? Quell'applauso là mi ha fatto stare. L'emozione proprio tipo da tremare. Quell'applauso là è stato forse il momento più figo dei concerti. E poi a Roma, a Rock in Roma, c'è stato un momento in cui. In cui tutti quanti cantavano le mie canzoni, perché era il nostro concerto, mi di Diego, la gente era venuta lì, non era un festival, la gente era lì per noi, a Roma, a casa mia, e c'era tra queste persone c'era anche mia madre, che era il primo e ultimo, vi ricordate, se sono un concerto, il primo concerto c'era mia madre che mi guardava sotto, l'ho vista che si muoveva a vedere tutta la gente che cantava, quello è anche un momento molto molto bello, questi due principalmente, poi il resto è tutto. Un momento continuo molto bello. Immagino sei tipo orgoglioso, non orgoglioso, speri di rendere tua mamma orgogliosa, no? Che poi l'obiettivo mia madre sarà sempre orgogliosa di me. Mia madre, ho sempre avuto sto pensiero, mia madre è felice perché è molto facile rendere felice mia madre, perché io vengo appunto da un quartiere dove tutti gli esempi dei figli delle sue amiche, uno sta in carcere, uno fa il cazzo davanti la sera, uno ha fatto due figli a 18 anni, è scappato in Messico, c'hanno tutti questa mentalità qua. Mia madre, finché io non sto in galera, finché sto facendo qualcosa di diverso da rimanere nel quartiere, mia madre è contenta. E poi appunto mia madre, quando faccio le canzoni le mando, è sempre felice. Ma ho fatto l'audizione di Sanremo, era contentissima. Pensi che non deve passare? No, non sono passato. Cazzo. No, non mi interessa come fare. Tanto, forse a breve vi annuncio l'uscita del pezzo che avrei portato a Sanremo Giovani, quindi molto bello, molto bello. Perché sono tutti inediti, giusto? Sì. Tu sei contento di come... di aver reso fieri i tuoi genitori? Hai reso fiero i tuoi genitori? Secondo te? Ci parli? Penso di sì. Si vanto, ahimè. Sì? Con gli amici, i parenti. Oh, Paolo sta facendo questo. All'inizio era difficile. Non capivano. Paolo fa 10.000 al mese. Non capivano. Adesso capisco e accetto. Penso che siano fieri, ma soprattutto sono fieri del fatto che ho trovato una stabilità mentale. Cioè io li chiamo non per dargli problemi, per toglierne. Oh, mamma, come stai? Che hai fatto oggi? Ti ho fatto una passeggiata? Ora sono entrambi in pensione. Bravo. La zia, come sta? Cioè no, non sono più quello che chiama, oh ma oggi mi è successo questo. Cioè non gli porto pensieri in più. Sì. Cerco di levargliene. E penso che già questo sia importante. Essere... un supporto a delle persone che ti hanno supportato per tutta l'infanzia e l'adolescenza, anche perché i miei genitori non sono i miei genitori, sono i miei zii. Eh? Io sono stato adottato dai miei zii. Ma che dici? Perché mia mamma non poteva, naturale, non poteva prendersi cura di me. Mio papà cosa? Non l'ho mai avuto, quindi prima che io nascessi sono stato affidato agli zii calabresi. Uno di questi zii è il fratello della mamma naturale. E sono cresciuto in Calabria. Non dovevo nemmeno mai sapere di mia mamma naturale, però
mia zia, che è la mamma che mi ha cresciuto, che io chiamo mamma, era terrorizzata dal fatto che se io lo fossi venuto a scoprirlo dopo sarei uscito pazzo. Mi hanno detto a 6 anni, 7 anni, guarda che tu sei stato adottato. Subito. E io ho detto, e quindi devo andare via? Però... Bella reazione. No. Allora che cazzo mi cambia? Alla fine... Ma te hai conosciuto tua madre? Sì, 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 sì. Le assomiglio moltissimo. Ho un rapporto abbastanza freddo perché alla fine è una zia lontana per me. La sento per i compleanni, per Natale. Però ho avuto molta fortuna, anche perché i miei genitori penso mi abbiano cresciuto molto bene, mi hanno viziato. Questo non è un vantaggio. Vabbè, dipende. La cosa più butta la spazzatura la sera. Wow, non darmi troppe mansioni, eh. Oh, sto aiutando i miei genitori. Cucinato, sennò... pulito, lavato, tutti i miei genitori. Non mi è mancato, volevo Resident Evil 4. Anche mia madre, tipo, a livello di faccende in casa, tipo, cucinava sempre lei. Ma mia madre, cioè, poi di mia madre ci cioè, ha attaccato una cosa molto... molto figa ma anche disturbante. Mi ha attaccato il cambiare in continuazione l'arredo, cioè tipo casa mia giù a Roma era Hogwarts, non è proprio mai cioè, tipo una settimana in un modo, una settimana in un altro, mobili di là, l'armadio di là, il frigo da un'altra parte, e io in casa so stessa cosa. Io se tu vedi questo arredo molto qua, fra 2 settimane sarà tutto diverso, io non ho più il salone. Però a stile sì. Sì, ma perché principalmente sono abituato a vedere il mio ambiente sempre in continua evoluzione, perché mi rappresenta, cioè è un po' uno specchio del mio carattere. Se non evolvo il mio ambiente, non evolvo nemmeno io. Mi sento... A più che altro ti leva la fresco. Routine, che è una roba broken, cioè vedere sempre le stesse cose ti... un po' di... Ma poi da che cioè, a me piace arredare, mi piace cambiare, è molto uno stimolo creativo che... Forse se l'hai mai fatta te, a me piace molto. Sì, sì, ma credo che la gente sappia come è fatta camera mia. Bello. Non mi pesa nulla questo fatto dell'adozione, non l'ho mai vissuto. Sì, come... no, anch'io in famiglia, cioè, sono sempre stato con mia madre, tipo, non ho mai avuto un po' una figura paterna, ho anche io alcuni struggle che non mi hanno mai pesato. Cioè, forse a livello inconscio, a livello passivo qualcosa forse... Io magari un dubbio ce l'ho, vorrei conoscere mio padre naturale? Forse sì. Non l'hai mai conosciuto? Ma non so manco chi sia. So che era pelato. Beh, chiaro, se no... È normale, tutti i mai maschi. Ed era basso, famiglia. Quindi l'altezza era pesata dalla mamma. Hai altre domande da farmi? Sì. Ma voi pensate intelligente. Ecco, ti faccio una domanda che però mi è utile, magari è sbagliato. Mi daresti qualche consiglio se volessi scrivere una canzone? Sì. Non era questa domanda. Che consiglio? Sì, sì. No, ciò, ciò. Che consigli mi daresti? Ah, se vuoi scrivere una canzone, devi principalmente. Devi avercela già. Cioè, non devi tipo voler scrivere una canzone. Mm-hmm. Devi già averla. Mm-hmm. Tu hai scrivi ogni tanto? Hai mai scritto? Sì. Vorresti pubblicare qualcosa? Cioè, ho già scritto 2 canzoni. Mi esatto. Cringe l'idea. La prima canzone che ho scritto, cioè che ho pubblicato io. Era una canzone che io avevo già da un anno, lì, Cagami Cagna. Io ce l'avevo già là da un anno e non avevo mai pensato di pubblicarla. Ho detto adesso faccio una canzone e poi la registro. Mai voluta pubblicarla. E secondo me quello è un buon start. Se invece pensi a voglio fare una canzone per pubblicarla, no, cioè... questo no. Non è per. Anche perché. Immagino che tu abbia intuito che non cerco di avere più fama possibile, soldi possibili. Mi sono a volte per assurdo da solo autosabotato. Per assurdo, mi sono autosabotato perché i strascichi della depressione me li porto. Però mi divertirebbe farlo. Sì. Dovresti. Anche perché in freestyle mi vengono delle rime. No, vabbè, tu sei pazzesco. Quindi se mi scrivessi qualcosa di. Non hai fatto freestyle da Macete? Sì. L'hai fatto ieri? L'ho pubblicato pure. Sì? Ho sentito un po' di freestyle da lontano. Infatti pensavo adesso sicuramente c'è Paolo. Con chi l'hai fatto? Da solo o con... Hai sfidato qualcuno? No, Nitro mi ha invitato sul palco. Io ho detto vabbè. No, ragazzi. Un altro anno. Perché anche l'anno scorso l'hai fatto. L'anno scorso c'era? Sì. No. E Raton ha commentato su Instagram perché ho pubblicato il freestyle. Questo è solo l'inizio di... della collaborazione Macete e Paolo.
Magari ci buttano dentro in qualche cosa. Ah, boh. Però dobbiamo fare. Un'oretta. Altro 15 minuti ce l'abbiamo. È volata. Sì. E io sono contento. Cioè, come dicevi tu, a me mancano i fates. Vuoi far piangere. E i bei momenti dei fates. Magari alcuni di voi se lo ricordano i fates. Vediamo se... Voi vi ricordate i fates? Il fantastico gruppo. La vacanza che abbiamo fatto itinerante per l'Italia. Il viaggio di Natale. Sì. Sanremo. Ah, è vero, siamo stati anche a Sanremo. Ragazzi, i Fates erano un Bologna. momento. Bologna penso che sia una delle live. La paperella sostituita da un maio, no, maio, no, un porcellino che portava i Mi soldi. ricordo ancora la faccia quando mi ha preso il porcellino. O il frame. Di te che mi porti il maialino. Ubriachissimo che ho rotto la papera. E tutti mi hanno odiato. Ma lo sai che la forza dei Fates mi ha detto sì il buono un anno dopo. Era proprio questo fatto che eravate in continua evoluzione. Vi scioglievate o no? Era quella la forza. E io mi ricordo che noi avevamo l'Instagram dei Fates con l'immagine di profilo che cambiava membri ogni giorno. Era la forza dei Fates. Sì. Ma rimangono, si sciolgono o no? Il problema dei Fates è che erano poco sostenibili perché avevamo degli schedule. E poi Strumox è stato bannato. E quello forse è stato uno dei più grandi problemi dei Fates, che cioè, non c'era più un membro. Che però poteva continuare comunque in altri metodi, Fates, eh? Non era proprio obbligatamente legata a... Noi Strumox è davvero forte. siamo stati anche a Parma, no? Dove abbiamo intervistato il sindaco di Parma, io e Strumox. Ci ha parlato della lobby Un rettiliana. carattere che chi sostituisce Strumox? Nessuno, non puoi. È unico, Asseo. è unico. Ma no, vabbè, non sarebbe Strumox. I Fates erano fighi, e mi ricordo che abbiamo fatto... siamo partiti da Milano, abbiamo fatto Parma, Bologna, Napoli. Firenze, Napoli. O forse abbiamo fatto prima Napoli e poi siamo tornati su. No, da Napoli siamo tornati subito su verso a Milano, Firenze sicuramente. sì, me lo ricordo. Dopo Napoli, io sono rimasto a Napoli con È Giussi. vero. Noi siamo tornati su. E poi Pioveva. Sanremo, quando l'abbiamo fatto? Era solo Ho Sanremo, il messo festival. troppo. Non mi ricordo, ho messo Bello troppo. Sanremo, ti ricordi la discoteca? Io mi ricordo Il noi Morgana? nudi e io che scopro che Omi c'era sto cazzo enorme. Io mi ricordo In camera. in camera. Io mi ricordo invece la lotta che abbiamo fatto. Abbiamo bevuto e c'era la lotta tra te e Omi o tra Strumox e Omi. Molto, molto divertente Sanremo. Forse ci riandiamo, no? Vogliamo? Il festival è Me l'ha l'anno detto prossimo. Omi. Quando è il festival di Sanremo? L'anno Me prossimo? Perché c'è il Giovani. A dicembre e poi l'ha detto Omi. Oh, mi febbraio chiede. E Facebook boh. potrebbero tornare su YouTube. Sì, perché ora si possono Possiamo fare live. fare live su Possiamo fare YouTube. live su YouTube. Ti piacerebbe iniziare con i Fates? Dobbiamo solamente trovarci una maniera per cui non usciamo pazzi dopo una settimana. Ed è una delle cose più sostenibili al mondo. E la gente la vuole. Manca contenuto di quel tipo su Sì, sì, Twitch. sì. Fare i Fates di nuovo. A me ogni tanto me lo scrivo Facebook brutta. Si piange. Eravamo forti. Eravamo diversi. Ed era Sì. anche la cosa bella. Io sono Speciale. molto diverso da te. Ma è la bellezza. Tutti siamo diversi da te. Tipo, siamo tutti caratteri diversi. Guarda Strumox. Guarda Omi. Te e me. Siamo molto diversi tra di noi. Era molto forte. I Fates. Anche il nome mi piace. Che poi era nato, chiamiamoci come mates, ma cambiamo la lettera. Sì. Fates. Facile. È Si andata. sono sciolti, anche loro. Già, Ma noi non ci siamo mai sciolti, noi... abbiamo ammazzato uno. Sì. Noi siamo ancora in lutto. È questa la verità. Non si, non YouTube siamo. lo fa risuscita. Che possiamo fare? Facciamolo, facciamolo. Mi va, mi va. Va bene. Senti. Dai, ti faccio qualche domanda perché io non sono minimamente abituato. Visto come rispondo alle tue domande, sto zitto 20 secondi perché cioè, ci penso tantissimo. Bene. Non voglio darti le risposte giuste per risponderti. Mi vuoi bene, Diego? Molto, è il mio migliore amico.
Parliamo di questo rapporto, cioè come è cresciuto? Con Diego. Alla fine avete fatto le stesse cose, quindi alla fine siete amici. Con Diego è nato così perché tipo io mi sono trasferito a Milano e Diego già conosceva Omi gli altri e Diego ancora non si era trasferito, cioè io, ma nemmeno io mi ero ancora trasferito in realtà, ero tipo un vagabondo, andavo da divani a divani finché poi non ho trovato una posizione un po' più stabile. E io mi sono trasferito e ho conosciuto Diego in questo appartamento, in questa festa, era il Il tuo compleanno. coinquilino. No, 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 non era il mio coinquilino. Era il compleanno di Vlad, il diario del russo. Ci siamo conosciuti io e Diego così in questa festa. E non siamo mai stati amici. Fino a per un annetto circa ci vedevamo ogni tanto nelle serate dove giravano anche Omi e gli altri. E lui era una passiva della serata dove magari chiacchieravamo per pochissimo. Il rapporto con Diego si è andato a evolvere finché in serate ci trovavamo bene e quindi ci organizzavamo per andare in serata insieme. C'è stato un momento in cui durante la quarantena, la prima, io mi sono ritrovato da solo in questa casa dove con Nicola Maggi, te lo ricordi? Il ragazzo ex coinquilino di Merlino e di Strumox. Mi sono ritrovato lì e lui è tornato in Puglia, io sono stato da solo in quella casa, in piena quarantena. Allora, l'ussorio, sempre per colpa del Covid, si erano liberate le due stanze in casa sua. Io e Diego abbiamo detto, ma perché non andiamo a vivere insieme? E quindi ci siamo fatti tutta la quarantena, proprio da subito, e a stretto contatto. Sai che la E non quarantena. vi siete picchiati. Sì, vabbè, i momenti d'odio ci sono stati, però cioè, il nostro legame si è creato In quarantena. sì, nel momento in cui eravamo obbligati a stare In insieme. quarantena ha fatto due cose. Ha separato le coppie e ha Abbiamo fatto. unito. Sì. È stato veramente un colpo di fulmine perché poi tipo facciamo le stesse cose a livello di movida, ci piacciono le stesse cose, ci piace di brutto la musica. Adesso con io che ho iniziato a fare musica ci siamo avvicinati di più con i concerti. Ho fatto tantissime esperienze insieme e mi trovo bene perché è una grandissima persona, un grande amico. Tu hai un migliore amico? A Catanzaro? Ne ho due. Uno è Sparkar, CS, lo conosce? No, Il top umano, è bravo, gentile, buono, educato, intelligente, forte, è premuroso, affettuoso, fa ridere, è broken, cucina la carbonara benissimo. che è essenziale saper cucinare È la carbonara. ordinato, organizzato, ce le ha tutte, è immortale. E poi c'ho Daniele, che è il mio amico di quando ero piccolo a Catanzaro, sì. Hai una persona che vorresti come amico, ma non hai mai approfondito. Cane Lupo lo conosce? Certo, da moltissimi anni lo conosco, Lui pare. è uno dei più simpatici di Twitch Italia. Non sono mai riuscito a farlo entrare nella mia vita, ma glielo ho detto. Cane Lupo lo conosco tipo da 6-7 anni, cioè da prima che iniziassi con me. Fa troppo ridere. Mi ha raccontato di sua nonna ebrea. Vuoi Ti sei sentire? innamorato di sua nonna ebrea? Mi ha raccontato delle storie su sua nonna ebrea. Te le vorrei raccontare, ma. Ma io Ma nel senso che ha vissuto l'olocausto? Lei? Sì? Questo non ha senso, Dai, questo non è... ti ha fatto ridere? io non rito, io sputo. È vero, tu sputi di brutto anche lei. A volte rido, e quando rido non respiro, mi sento male, pizzico gli altri, tipo smetti di farmi ridere o muoio. Questo, se mi fai ridere davvero sei forte. L'altro ieri sera mi ha fatto stare male con una storia. Questa Mi cosa. ha detto di sua nonna ebrea che era una pappeciccia e mi fa: mio papà è morto di tumore a 2 anni e lei mi ha cresciuto dai 2 ai 13 anni. Sì, sembra già l'inizio di una storia che non fa ridere. Quando ha detto del papà morto di tumore, io non sapevo se lui si fosse serio o meno. Ed è presente quando sei in chiesa e non puoi ridere. Sì. Ho iniziato a ridere. Non dovresti ridere con queste storie.
Ma non bene. Di gusto mi sono alzato e mi sono andato al tavolo perché stavo sentendo male. Ho preso, all'inizio con la nonna ebrea, col papà morto. E sono dovuto andare e Oh, sei piangendo, orribile, non è piangendo. bello. Però, boh, una delle persone più simpatiche Che di simpatico non ti ha mai raccontato niente. Si è solo detto del padre con il che avevo. No, tumore. lui apre bocca e mi fa ridere. È molto black humor come me, e su Twitch magari funziona di A me meno, dispiace per tuo padre, non ne riderei. non so ancora se è vero. Non sei ancora. Oh, ti devo raccontare Non questa. sai ancora se è Ti devo vero. raccontare questa figura di merda che ho fatto l'altro ieri. E andiamo in questo locale che si chiama La Pergola 2. Ristorante, pizzeria, cinese, giapponese, messicano, Cazzo è? spagnolo. Com'è possibile? Incredibile. Location super pacchiana, tavoli, sedie, tutto pacchianissimo. Menù veramente con sette fonti diverse a seconda del menù. Una roba incredibile. Dicevo, cosa ordinare? Dopo un po' mangiamo anche abbastanza bene, costa poco, quindi prezzo, qualità 9. Notiamo che c'è una signora su delle pareti. Che cazzo è questa signora? Disegnata? Una signora che ha il matrimonio, una signora che fa Ah, jogging, una signora che delle foto. sorridi, delle foto, Ok. fatte anche molto bene. Che è signora? La proprietaria, che è una megalome. Minchia, tutte foto Mio sue. zio ha delle foto sue in casa da solo. Un'autostima incredibile questa qua. Insomma, andiamo a pagare questa signora cinese, molto simpatica, ed eravamo portati in questo locale due ragazzi, amici di Alessandra, ok? Questo ragazzo dice di avere una ragazza cinese, non dice nient'altro, una ragazza cinese. Il giorno dopo, in fiera, viene questo ragazzo con la ragazza cinese. Ciao, mi ha parlato molto bene, te, il tuo ragazzo, come stai? No, dovevi assolutamente venire con noi ieri sera. Siamo stati in questo locale cinese, italiano, messicano, un ristorante, pizzeria incredibile. E c'era sta proprietaria che era una megalomane, che non hai idea, aveva le sue foto. Nessuno ha detto nulla. Hai capito quando hai detto una cazzata? Hai fatto proprio la cosa, hai detto una Sì, cosa che non sì. dovevi dire. La paolata, proprio la Ma te ne sei reso paolata. conto Ma è che... vivo? Hai presente? C'era lei che Certo. rideva. Il ragazzo che guardava così terrorizzato. Nessuno mi ha detto è la mamma, ma io avevo capito, è la mamma. Dopo faccio, è tua mamma. Oh, comunque abbiamo mangiato davvero Ma lui era bene. cinese o lei era Lei cinese? era Ah, cinese, era la ok, figlia capito. della Sì, mamma sì. cinese. Oh, abbiamo mangiato davvero benissimo. Ah, ciao, buona giornata. Ma ho cringiato veramente. Una delle figure di merda lo facevo così da un sacco. Vabbè, hai detto che è megalomane, oppure l'hai proprio detto in L'ho modo... detto in maniera Ah, che bruttina. brutta. Vabbè, ci Succede. sta. Io so così, dico la cazzata come con Michel Ti perseguita Puttini. ancora il... Cosa hai fatto, Michele? Chiamo la mamma e faccio, se sua figlia è cresciuta bene è merito suo e sicuramente di quel grand'uomo di suo marito. E Michel, ex, Divorziato. ex Ex marito le marito. faccio. Poi se doveva andare così, meglio così, signora, iniziamo a parlare all'ex marito Non a casa. faccio molto spesso figure di merda. Oppure le faccio e non me ne frego e quindi non me ne rendo conto automaticamente. Quello della Swan. La suona è da berci da solo. Da? È da berci da soli. After the L'ultima è live. sempre così, è tipo ce la beviamo da soli, non in live. Io ti libero, tra l'altro. Siamo arrivati alle Dobbiamo fare la 8. spaghettata con Naomi, poi Sì, cioè. siamo arrivati alle 8 e possiamo chiudere qua questo episodio, il sesto episodio. I quattro tubo accompagnanti. Io sono molto contento di aver invitato Paolo, anche perché non abbiamo mai avuto occasione di parlare così in live. E era uno degli episodi che volevo fare di più. E basta. Io spero che tu ti sei divertito, Paolo. Sono È molto, contentissimo, molto sono chill. preso bene, non mi sono ubriacato, sono Io sono ancora stanco da ieri leggerissimamente della fiera, quindi sono in chill brillo. totale. Le tue erano buone, tu sei buono come host, come presentatore, il pubblico spero si sia divertito, Sì, certo, la si è chat è divertito. piccolina, tu ogni tanto Sì, leggevi, leggo qua. Ma ma sono contento, com'è sono. F? Scusa, ma siamo fuori, no? Ah, no, ci No, sta, F che è aspetta. finita in quel Ah, senso. ok. È chiaro. Sono Succhiatemi il felice. cazzo, vabbè. Io spero solamente che farei un po' più live su Twitch, ovviamente nel momento in cui ti piace fare le cose senza metterti pressione, perché secondo me sei un non dico con una portante di Twitch, ma senza panetti Twitch è un po' più triste, un po' più vuota. Quindi
Mi piace pensarla così. Se fai qualche cosa in più, sono contento di guardarti. No, a me piace fare le cose con gli amici e con i colleghi. Infatti, se torno per bene, cioè, sono stato sempre abituato a fare le cose da solo e è sbagliato. Vorrei fare tutta roba invece con gli altri. Va bene, Paolo, io ti do un bacetto e vado a chiudere la live perché siamo arrivati. Vuoi dire l'ultima cosa? Grazie per averci seguito. Spero che abbiate passato del bel tempo assieme. Io di sicuro ho passato assieme a Simone. E vi auguro una buona serata. Refresh your strong side. Viva le Tuborg. E ci vediamo alla prossima. Ciao. Il mondo è un porco giochio e tu hai paura delle giostre. Ma se non segui con me